Se no, perché non riesco, mi sembra troppo breve. Le storie più lunghe. Mi piacciono Instagram, le fotografie, ecco, storie, foto. Io sono malata di storie di Instagram, nel senso che i post magari ne faccio uno ogni 3 giorni, non tutti i giorni, ma le storie sempre, allora, che ci ogni metti mezz'ora in queste c'è una storia dell'obiettivo. L'ultima che hai fatto? E l'ultima l'ho fatta poco fa, che stavo per entrare, seguitemi a buon pomeriggio, capito? Allora, parliamo con chi proprio? Guarda Franco, che ci Franco guarda con un certo disprezzo. No, eravamo vicini di camerino in realtà, però non l'ho visto appunto. No, fortunatamente non prendevo il mio telefono. Ma mai tu, oppure hai smesso? No, se io non smetti sono quando mai vuoi. Ho WhatsApp per caso. Perché mi serve per lavoro e già così mi rompono le scatole. Perché in mezzo alle notizie di lavoro e comunicazioni dei gruppi di lavoro e teatro, a te, Paolo lo sa benissimo cosa succede. Tra l'altro a te ti hanno fatto un scherzo tremendo che è finito su tutti i social, quelli delle Iene. Sì, sì. Che è successo? Sì, lo sapevi Paolo? Paolo Conticini, ascolta. Hanno messo in piedi no, che mia no, moglie questo, aveva... questo mi manca. No, beh, mia moglie aveva, si era trovata il Toy Boy. Un ragazzo di 33 anni. Quelle sono cose sane, negli studi in camerino. Senti Conticini. Sì, sono andato negli studi in camerino, praticamente a quasi litigare con questo, l'ho cacciato fuori, gli ho spaccato un mazzo di rose. Pomeriggio, questa è l'appena finita. Come vedi fare. Io sono in un angolo perché mi sono defilato. Giusto. L'abbiamo obbligato. Infatti in stiamo parlando di quanto adesso siamo dipendenti dai social. Qui siamo in studio tre. Dietro, vedi? Ecco, Paolo Conticini è uno che smette quando vuole, a ondate, va, viene, ah, sì, va. In questo momento è un periodo medio. Noi invece siamo tre dipendenti e uno. Cosa faccio? Vedevi un uomo che saliva le scale. Hai cominciato due storie d'amore. No, le storie non sono quelle. Ah, sono storie d'amore. Non le sa. No. Va bene. Devo allora, come storia sempre, però... Come storia, hai capito Franco? Esatto, sì, ma sei un bugiardo però Paolo, perché hai un piattino minimo, invece ti mangi delle cofanate di pasta. Ma l'ha pubblicato la zucchina. Ma che è una cosa erotica. Hai mai pubblicato qualcosa sul tuo social e poi successivamente ti sei pentito? Perché l'hai messo in un momento in cui eri particolarmente nervoso? Oh, non, che io mi ricordo, no, magari... Fake Italia. Allora io dico fake Texas. Ok, Miri? Io dico fake...